Oramai lo sapete come funziona, che ci stanno un sacco di giochi, meglio di quello schifo di Roblox, che voi non state giocando! Innanzitutto vorrei anche ringraziare gli abbonatini pure stavolta. Il titolo di cui andremo a parlare oggi è stato rilasciato nel 2018 in Early Access per PC e nel 2020 come gioco completo. E stiamo a parlare di Deep Rock Galactic. Attenzione, una perla quasi nascosta che il resto del mondo conosce benissimo, ma noi che stiamo dietro come le palline del porco, come si dice in gergo dalle mie parti, non abbiamo la minima idea di che cos'è. Ed è una cosa assolutamente fenomenale, probabilmente il gioco migliore che non giocherete perché siete degli imbecilli che continuano a perdere tempo e soldi su Roblox. Ma questo non ve lo devo dire, ve lo dovrebbe dire vostra madre, che non è orgogliosa di voi. Scherzi a parte, di che cosa si tratta di Deep Rock Galactic? Che roba è? È questo giochino di esplorazione FPS, chiamatelo come vi pare, dovete sparare bagarozzi di fondo su un pianeta che è costituito da minerali preziosi e robe simili, e noi lavoriamo per una grande multinazionale che, come tutte le multinazionali, vuole magnarsi qualsiasi cosa. Quindi noi ci troviamo qua su sto pianeta e dobbiamo raccogliere qualsiasi cosa che non sia attaccata a terra. Anzi, pure le cose che stanno attaccate a terra, perché non ci interessa niente, ci abbiamo i picconi. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo FPS co-op che ci porta in tavola questo gioco? Insomma, innanzitutto possiamo dire che ci stanno quattro belle classi da scegliere per giocare a questo gioco, e ogni classe è totalmente diversa dall'altra. Ci abbiamo lo scout, il geniere, il gunner e il driller, che me lo scordo sempre. Quindi abbiamo una classe super mobile, che è lo scout, che va in giro, salta, vola, fa le cose. Una classe che è prevalentemente usata per fare i buchi alla gente, quindi il gunner con mitragliatori enormi, cose simili. Poi abbiamo il geniere, che sta là con le sue torrettine e fa i cavoli suoi, un po' come Team Fortress 2. E poi abbiamo il driller, che sarebbe il minatore per eccellenza, che è quello che va in giro con dei trapani grossi come una casa e scava tutte le cose che stanno in giro. Quindi sì, ci abbiamo quattro classi. Perché? Perché è un co-op che si gioca fino a quattro giocatori. Quattro giocatori è l'esperienza massima che potete fare di sto gioco. Ovviamente non è necessario che prendiate tutte le classi, ma comunque diciamo che un team ben bilanciato le prenderebbe tutte quante, no? Così da coprire le lacune degli altri, perché ogni classe, funzionando diversamente dall'altra, ha dei modi di lavoro diversi. Per esempio, prendiamo il driller e lo scout. Il driller va in giro prevalentemente per terra, perché non salta, non vola, non c'ha niente, quindi c'ha solo sti trapani con i quali può scavare il terreno. Lo scout invece vola e salta, quindi per raggiungere dei posti molto alti e molto difficili da raggiungere con mezzi convenzionali, lo scout è l'ideale. Per questo le classi tutte insieme creano una sinergia che aiuta molto di più a completare missioni. Perché? Perché sto gioco va a missioni, ecco, me l'ho detto. Ogni singola partita che farete è una missione differente. E ci stanno varie cose che si possono fare su sto maledetto pianeta. Si possono combattere dei robot nemici, si possono rubare delle uova aliene, si possono combattere degli scarabocchi giganti, e per scarabocchi intendo dei bagarozzi. Si può stare su un coso, un trapano che si muove, una ruspa, chiamatela come volete, che deve scavare un sasso gigante per portare delle risorse assurde. Quindi sì, si possono fare un sacco di cose che comunque diventano pure un po' ripetitive. Io vi devo parlare dei bonus e dei malus, no? Non mi faccio problemi, non c'ho peli sulla lingua. Ma Metal Marcos, io non ho amici, come faccio a giocare a questo videogioco? Beh, piccola creatura sociale, non ti preoccupare, perché ce n'è anche per te. Questo gioco è dotato di una modalità in solo, quindi puoi giocare da solo. Ti verrà messo come compagno d'avventure un robottino sfigato che spara i missili, a differenza tua che non fa niente, e ti potrà aiutare a completare le missioni. Quindi ti metteranno a fianco sto robottino, al quale tu potrai dare dei simpatici e semplici comandi, e lui farà più o meno le cose che gli chiedi, perché è un robottino, poraccio, non è che può fa tutto.
Però l'ideale è giocare insieme ad altra gente e non vi preoccupate pure se non avete amici, perché la community di questo gioco è la cosa migliore del mondo e non sto scherzando, è meglio pure dei soldi. È una community che accetta i nuovi giocatori in maniera assurda, cioè proprio dice cavolo venite a giocare a sto gioco così siamo di più, e è piena di gente che cerca di dare sempre consigli, aiuta e fanno un sacco di meme soprattutto. Stanno dappertutto, sono come il prezzemolo e fanno sempre meme, sono sempre gentili, quindi non vi potete aspettare roba alla League of Legends di gente che appena è entrata in partita vi dice che la vostra generazione è piena di monnezza. No, vi troverete gente che vi dice ah non hai mai fatto sta missione, non ti preoccupare, ti aiuto io che sono a livello 38 milioni, ci penso io a te, ti prendono per la mano e ti fanno fare la missione, perché comunque il gioco è diviso in vari livelli di difficoltà, da Hazard 1 a Hazard 5 o più, con il nuovo aggiornamento che hanno messo ci stanno nuovi livelli di difficoltà. Quindi diciamo che pure se vi trovate in una delle quest più difficili, a meno che non beccate la mela marcia, perché stanno pure qua, pure la missione più difficile, se voi siete livello 1, il tizio vi dirà non ti preoccupare se muori ogni 3 secondi, l'importante è che giochiamo, non ce ne frega niente. Un'altra cosa che rende sto gioco uno dei migliori in assoluto è il fatto che gli sviluppatori si siano presi la briga di fare una cosa che per il gaming moderno è considerata un sacrilegio. Cioè se tu vai a raccontare sta cosa in giro ti dicono no, non lo puoi fare perché la chiesa non vuole. La chiesa di ogni tipo ovviamente, non solo la nostra. Quindi ti troverai a vivere una situazione quasi, non lo so, quasi surreale, perché questo gioco è dotato di Battle Pass. Oh no! Cazzo, il Battle Pass no! E invece sì, c'ha il Battle Pass, c'ha le varie season, quindi stagione 1, 2, 3, 4, 5, adesso stiamo alla quinta mi pare. E vi dirò una cosa sconcertante, perché il Battle Pass di ogni stagione è gratuito. Quindi significa che voi vi ritroverete questo Battle Pass pieno di cosmetici, di cose bonus che comunque vi aiutano pure nel gioco, tipo minerali che vi servono per comprare cose, soldi in più, stupidaggini varie, ve li ritrovate completamente gratuiti. Quindi voi avete sto Battle Pass da 100 livelli gratuito da completare. E voi direte, ok, va bene, il Battle Pass gratis. Però che palle, una volta che lo perdo poi non potrò più riprendere quella roba. E invece no, scemotto. È proprio qua che quelli di Deep Rock Galactic ti prendono per le orecchie e ti dicono no, t'ho fregato. Perché dall'ultimo aggiornamento hanno reso selezionabili le stagioni. Quindi voi potete letteralmente giocare il gioco alla stagione che preferite. Ah, come avrei voluto giocare la prima stagione del gioco? Bene, puoi farlo. Come avrei voluto giocare la terza? Bene, puoi farlo. E inoltre, quando il Battle Pass finisce, quando viene posta fine alla stagione, che cosa succede? Gli oggetti che stavano nel Battle Pass, quindi tutte le cosmetiche che ci stavano, vengono inserite in un pool, in una pool di loot, quindi diciamo delle cose che potete trovare in giro per il mondo, e li potete trovare là. Quindi vi siete persi l'evento di Natale? Non fa niente, perché ve lo potete trovare scavando normalmente nel gioco, si trovano degli eventi casuali, tipo dei container, un elmetto che ti porta a prendere della roba, e là potete trovare le cosmetiche, tra cui quelle delle season passate. Infatti voi, giocando regolarmente e livellando il vostro Battle Pass, trovate quelle del livello corrente. Per esempio adesso sta la stagione 5, io se gioco ottengo quelli della stagione 5. In più, mentre gioco, se trovo uno di sti cosi in giro, ottengo quelle delle vecchie stagioni. Quindi, oltre il danno la beffa? Ma il danno è positivo in questo caso, quindi una carezza e un bacino è letteralmente quello che succede. Un'altra cosa che va a distinguere Deep Rock Galactic dagli altri giochini a missioni con delle zone ben definite, perché ci stanno delle zone ben definite, sto pianeta è diviso in biomi, quindi vi ritroverete a combattere, che ne so, in un posto pieno di sabbia che sembra un deserto o in un posto che sembra una palude. Ci stanno tutte queste variazioni. E la cosa è che gli ambienti sono generati in maniera, indovinate un po', casuale. Quindi vi ritroverete a giocare
in mondi che sono totalmente diversi l'uno dall'altro ogni volta, e abbiamo capito che sto filone al nostro Metal Marco piace, quindi ce lo ritroveremo sempre a parlare di ste stupidaggini. Ed è questa la cosa che comunque riesce a tenere a galla un tipo di gameplay che è un po' quello che è, perché comunque diciamo che come titolo va a cadere nel ripetitivo abbastanza presto, va a diventare presto ripetitivo, perché le cose da fare sono quelle 5-6 tipi di missioni e una volta che le fai ti ritrovi a rifarle letteralmente, magari a difficoltà aumentata, magari in un bioma diverso, magari in un sistema di debuff o buff differenti, perché ci stanno pure questi mutatori, come dovrebbero essere chiamati in teoria, che ti vanno a cambiare un po' l'esperienza, tipo ti ritrovi in un mondo senza gravità, ti ritrovi in un mondo dove i nemici fanno più danno, tutte queste cose qua. Però comunque la zuppa è sempre quella, magari devi sempre scavare tot minerale, magari devi sempre portare la ruspa fino a destinazione e magari devi sempre combattere i soliti due mostri. Però essendo un gioco in continua espansione, viene bilanciata sta roba dal fatto che gli eventi vengono buttati nel gioco, cioè nelle partite, in maniera totalmente random. Quindi ti capita una partita dove sì, devi fare lo stesso obiettivo che hai fatto 6 partite fa, però ci sta magari un evento segreto diverso, ci sta magari una mappa che funziona in maniera diversa, e diciamo che questo riesce a bilanciare un pochettino il giochino, perché se no sarebbe veramente una strage su se stessa continuare andando avanti a fare le stesse tre cose e la gente smetterebbe di giocarci al minuto 4. Quindi sì, è quello che è, prendiamolo come lo possiamo prendere. Se vi piace come tipo di gameplay, vi ritroverete a giocarci veramente per ore e ore e ore, soprattutto se siete delle persone abbastanza socievoli, perché nel gioco si trova un sacco di gente socievole. Io mi ricordo una volta sono entrato in partita con degli inglesi che mi hanno iniziato a parlare di meme e stupidaggini per tutto il tempo, e mi hanno pure aggiunto agli amici su Steam, mi hanno iniziato a dire noi a ottobre veniamo in Italia in vacanza, dici dove dobbiamo andare, tutti sti meme. Quindi di gente simpatica se ne trova tanta, la community è veramente impeccabile su sto gioco e aiuta molto a fare partite sempre divertenti. Quindi voi vi trovate sempre gente diversa che comunque, pure basandolo sul tipo di gameplay del gioco, perché diciamo di sì che è un FPS, che è comunque in un setup molto scuro, grigio, brutto, però pure i personaggi continuano a dire sempre stupidaggini, quindi è una cosa molto 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 leggera, è un proprio che tu ti metti là e ti dici mo mi faccio una bella missione, mi faccio 40 risate tra le stupidaggini che dicono i personaggi e le stupidaggini che dirò io con la gente che mi capita a tiro. Quindi pensate un po' voi che roba va ad essere. Per racchiudere tutto in un discorso finale, oh no, c'ho la canottiera adesso, possiamo dire che Deep Rock Galactic offre sicuramente svariate ore di divertimento a voi e ai vostri 3-4 amichetti se ce n'avete, oppure a voi e a 3-4 persone casuali trovate sull'internet. Poi, se il tipo di loop di gameplay, ovvero quello che continuerete a fare ripetitivamente oggi, domani e dopodomani, oggi, domani e dopodomani vi piace, resterete allacciati a sto gioco in maniera eterna e farete quello che vi pare per giocarci. In più, i costanti aggiornamenti, le costanti season nuove che portano nuove missioni e nuovi eventi sicuramente vi faranno molto piacere. Detto questo, direi che abbiamo dato una bella spolveratina al giochino. Se vi interessa lo trovate su Steam un po' dappertutto, comunque è abbastanza conosciuto all'infuori dalla nostra bene amata Italia, dove la maggior parte dei giochi conosciuti sono 3: Minecraft, Roblox e cacamerda. Quindi detto questo, vi saluto e mando tanti bacini. Mi trovate in live lunedì, mercoledì e venerdì alle 21:20 e ci vediamo nel prossimo video.